Un saluto dal dottor Palma, assessore turismo dentale e dentisti Moldavia. E in questo video vediamo quali sono i limiti di rottura dei materiali. La domanda è banale: si possono rompere i denti nuovi? Sì, certo, sarebbe disonesto dirti il contrario. Se noi mettiamo per esempio una persona che ha perso un arto, gli viene messo l'arto artificiale e la persona mi chiede: ma l'arto artificiale si può rompere? Sì, direi che anzi ha molte più probabilità di rompersi la dentatura nuova dei tuoi denti originari. I denti originari erano perfetti, se li hai persi è stato per dei motivi come la piorrea, oppure problemi metabolici, oppure errata lavorazione di un medico, sono tante le cause. Quello che noi facciamo sono dei denti che devono simulare la perfezione della natura. Delle volte in 6 ore ci viene chiesto di fare quello che la natura fa in 6 anni. Non siamo Dio, siamo solamente degli uomini imperfetti che creano lavori imperfetti con materiali imperfetti, artificiali, con tecnologie che sono imperfette. Tra 1000 anni le tecnologie saranno completamente diverse. Cosa diranno allora delle tecnologie che usavamo oggi? Quindi la risposta è abbastanza ovvia, sì, si possono rompere. Quello che possiamo fare oggi nel paleolitico odontoiatrico, perché delle volte si pensa che, sai, rimetto i denti, la medicina sta a livello proprio di fantascienza. Uno delle volte ha un'idea della medicina abbastanza distorta, pensa che la medicina sia fantascienza. La medicina in realtà è qualcosa, l'odontoiatria specialmente, è qualcosa che se uno la va a vedere, infatti, come si rimettono i denti, capisci che è un lavoro più da artigiani che non da film di fantascienza. E si usano delle tecniche che derivano dalla metallurgia, delle tecniche che derivano per esempio dall'industria del vetro, si usano delle tecniche che derivano anche dall'ingegneria spaziale, come per esempio i compositi, si va a pensare alle colle che vengono utilizzate, un mix, l'odontoiatria è veramente un mix di tante scienze, scienze dei materiali prima di tutto. I materiali hanno dei limiti di rottura. L'importante è evitare che il paziente oltrepassi quei limiti di rottura. Come? Limitandosi visivamente, inizialmente quando si fa una riabilitazione, la prima cosa che diciamo al paziente è un po' come avere le scarpe nuove e voler fare la maratona. No, inizi con le scarpe nuove a fare i 100 metri, poi la settimana dopo fai il chilometro di passeggiata, poi fai il chilometro correndo, piano piano. Il cervello memorizza i movimenti, la pelle si adatta alla scarpa e allora puoi arrivare dopo mesi alla maratona, ma se fai subito la maratona c'è il rischio di avere grossi problemi, ti vengono le vesciche alle caviglie, ai piedi. La stessa cosa per i denti nuovi, la bocca deve passare un periodo di riabilitazione dei movimenti, il cervello deve capire come deve stare la dentatura, se così, 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 capire dove sono i contatti, allora percepire che deve aprire la bocca. Mancando la percezione, perché gli impianti non hanno delle fibre sensitive che dicono al cervello quanta pressione sta applicando il paziente. L'unica percezione che si ha con la riabilitazione completa sono le fibre che innervano le due articolazioni della mandibola. Quelli sono gli unici due punti che ci danno un input di quanto stiamo stringendo la bocca, oltre che le fibre propriocettive che abbiamo nei muscoli masticatori. Però la propriocezione, cioè la sensibilità al tatto dentale, ci veniva da quelle fibre che avevamo attorno alle radici. Le radici ora non ci sono più, abbiamo degli impianti dentali. La prima cosa che dobbiamo fare è rimparare a camminare, ovvero riniziare con i cibi liquidi, morbidi, un po' più duri, sino arrivare alla fine ai cibi un pochino più duri. Ma noi sconsigliamo sempre di mangiare i cibi duri, durissimi, per almeno 6 mesi, sinché veramente non si è presa padronanza della dentatura nuova. Ci sono pazienti che vogliono correre, sono i pazienti che poi ci chiamano e ci dicono: guarda, mi si è scheggiata un po' la ceramica. Ok, va bene, la rifondiamo. Solo che per rifondere la ceramica bisogna tornare in Moldavia. Ok, si fa in 24 ore, vieni qua, slittiamo e fondiamo la ceramica. Oppure in Italia trovi semplicemente un tecnico, un dentista che ti può svitare e mette in cottura la ceramica. Ogni volta però che la ceramica si cuoce, il materiale interno può distorcere, oppure ci possono essere delle forze tensive.
Il trend ad oggi è quello di utilizzare dei materiali che in caso di rottura, perché sappiamo che i denti nei 20 anni successivi a una riabilitazione si possono scheggiare, usare dei materiali che siano facili da riparare. Questi sono i nuovi materiali compositi che possono essere riparati semplicemente come un'otturazione. Il problema qual è? Che vengono poco pubblicizzati, si fa una grande pubblicità sulla ceramica, ma si parla ancora troppo poco di questi materiali che non sono poi così nuovi. Diciamo che è nuovo il fatto di poter utilizzare questi materiali con denti preformati, ovvero sono dei denti che hanno la forma già dei denti naturali perfetti, perché sono delle selezioni di denti naturali che sono stati raccolte, sono stati poi fatti gli stampi, iniettati di questi materiali, e quindi nel commercio noi troviamo già delle file di denti di dentature perfette che hanno quell'altezza, larghezza, hanno quella lucentezza, hanno quella profondità di colore del dente naturale. E oltretutto, se si scheggiano, questi possono essere riparati come per esempio delle faccette dirette in composito, delle otturazioni fondamentalmente. La ceramica invece è un po' diversa, perché la ceramica è una polvere che viene bagnata con acqua, si mette sulla struttura che unisce gli impianti e il tecnico deve dare la forma del dente. Ti assicuro che trovare tecnici che fanno la ceramica sui denti veramente naturale è raro sia nella tua città che nel tuo paese, che a livello mondiale forse quelli veramente bravi si contano sulle dita di una mano. Quello che consigliamo è cercate di orientarvi su dei materiali che siano facili da riparare, che l'estetica possa essere uniformata, decisa da un computer, e soprattutto che possano essere utilizzati con le tecniche moderne di CAD/CAM, che veramente però il problema è che sono pochi i laboratori che stanno adottando queste tecniche. Noi siamo uno di quei laboratori che ha investito oltre 400.000 euro in queste nuove tecnologie. Non abbiamo un paese confinanti in Moldavia, compresa la Moldavia che ha queste strumentazioni qua e adotta queste tecniche. Noi siamo specializzati nelle riabilitazioni complete della bocca, quindi sappiamo quello che facciamo e sappiamo i materiali che dobbiamo utilizzare, perché abbiamo veramente una grande esperienza nel settore. Cercate di parlare, anche se non doveste scegliere un policlinico come il nostro, di parlare con il laboratorio, verificare se il laboratorio ha questi tipi di macchinari. Parlo dei macchinari di CAD/CAM che utilizzino certi materiali appunto compositi e che facciano le simulazioni prima ancora di andare a toccare la bocca del paziente, e che siano integrati poi con la pianificazione tridimensionale della chirurgia e si abbia un'equipe che analizza in maniera individuale il tuo caso, perché ogni riabilitazione veramente necessita di almeno 2 ore di studio prima di essere fatta. Non si possono le riabilitazioni complete della bocca fare senza esperienza, ovvero averne già fatte tante avendo sbagliato tanto. Non si possono approcciare le riabilitazioni della bocca senza i macchinari, senza le strumentazioni, perché significa poi nei 10 anni successivi avere almeno il 60% di probabilità di avere grossi problemi, e senza avere magari una conoscenza approfondita dell'utilizzo e l'accoppiamento dei materiali. Si fa presto a fare una riabilitazione della bocca, ma farla in maniera corretta ci vuole dello studio dietro e ci vuole dell'esperienza. Per ora un saluto da Dottor Palmas e appuntamento ai prossimi video.